Molteni c'è una accolto come raccomandazione. Prego, onorevole Molteni. No, Presidente, non accetto che l'ordine del giorno venga accolto come raccomandazione, perché credo che questo sia un ordine del giorno importante su cui o c'è un impegno serio del governo oppure una semplice e inutile raccomandazione non serve assolutamente a nulla. Con questo ordine del giorno noi chiediamo al governo di rivedere e di ritirare immediatamente il piano di smantellamento che è stato settimana scorsa presentato ai sindacati delle forze di polizia, inerente alla chiusura di 267 presidi di sicurezza. E mi riferisco in modo particolare alla chiusura dei presidi della polizia postale, della polizia ferroviaria, della polizia di frontiera, servizi assolutamente fondamentali e necessari per poter fronteggiare l'allarme sicurezza che sempre più sta prendendo piede nel Paese. Tant'è che gli ultimi dati che sono stati presentati dal Ministero dell'Interno, quindi non dalla Lega, ma dati ufficiali del Ministero dell'Interno, dicono che i reati, in modo particolare i reati di maggiore allarme sociale, sono in netto aumento. Se la politica del Governo è quella di fronteggiare l'aumento dei reati smantellando i presidi di sicurezza, credo che questa sia la conferma che questo Governo non ha assolutamente a cuore il tema della sicurezza e dell'ordine pubblico dei cittadini, bensì va nella direzione esattamente opposta, che è quella di smantellare gli unici e pochi presidi di sicurezza. Questo va a fare il paio con l'altro vergognoso, con l'altra vergognosa menzogna che il governo continua a raccontare, in modo particolare il ministro Alfano, che continua a raccontare ai cittadini italiani, tale per cui si dice che il blocco delle indennità e degli stipendi delle forze dell'ordine è stato sbloccato. Nulla di più falso, nulla di più errato, perché non c'è lo sblocco, non c'è nessunissimo sblocco e soprattutto non ci sono le risorse per adeguare gli automatismi stipendiali alle forze dell'ordine. Vogliamo recuperare risorse, vogliamo recuperare uomini e mezzi, una soluzione c'è, che è quella che è stata proposta e avanzata da alcuni sindacati di polizia, che è quella della razionalizzazione e dell'unificazione delle sette forze dell'ordine presenti sul territorio. Siamo l'unico paese al mondo che ha cinque forze dell'ordine nazionali e due provinciali. Volete recuperare risorse, volete recuperare uomini e mezzi, la proposta è quella e non certamente quella di smantellare, ripeto, i presidi di sicurezza che garantiscono ordine pubblico e sicurezza ai cittadini. Per cui il voto sarà: chi voterà a favore dell'ordine del giorno voterà per avere più sicurezza e per dare maggiore dignità alle forze dell'ordine. Chi voterà contro si assumerà la responsabilità davanti ai cittadini di smantellare quei pochi significativi presidi di sicurezza che ancora ci sono. Grazie. Allora, con il parere contrario del governo, 54 Molteni, la votazione è aperta. Bene, hanno votato tutti? La votazione è chiusa. Onorevole Prataviera, che facciamo? Bene, presenti 426, votanti 424, astenuti 2, maggioranza 213, favorevoli 119, contrari 305, la Camera respinge.